polpette di riso e verdure. Le polpette di riso e verdure sono una ricetta sana e saporita, perfetta per l'inverno. Con l'utilizzo di verdure cotte al vapore e tritate, unite al riso già cotto e al formaggio grattugiato, è possibile ottenere un piatto leggero ma gustoso. Serve una spolverata di prezzemolo fresco per dare un tocco di sapore in più. Servitele accompagnate con una salsa di pomodoro o una maionese leggera. Di seguito i passaggi per preparare le polpette di riso e verdure. Cuocere al vapore le verdure, come carote, zucchine, spinaci, patate e melanzane, fino a renderle morbide. Una volta cotte, tritare le verdure e metterle in una ciotola grande. Aggiungere al trito di verdure il riso già cotto, il formaggio grattugiato e il prezzemolo fresco tritato. Impastare con le mani il tutto, formando le polpette. Disporre le polpette su una teglia ricoperta di carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per 15 minuti, rigirandole a metà cottura. Le polpette di riso e verdure sono pronte per essere servite.